Guten Tag ragazzi e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi sono qui purtroppo per darvi una brutta notizia, in quanto la Season 1, la stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War è stata spostata dal 10 dicembre al 16 dicembre, quindi è slittata di circa una settimana. Call of Duty però ci dà qualche piccolo assaggio di quello che ci sarà. Non è la patch notes completa, ma è qualche piccolo assaggio. Infatti ci dicono che sarà un grande aggiornamento che porterà una quantità di contenuti davvero massiccia, e ci sarà ovviamente l'integrazione di Cold War con Warzone. Infatti oltre 30 armi, come state leggendo qui, di Cold War verranno trasferite anche in Warzone. E qui inoltre c'è una cosa abbastanza curiosa, infatti ci dicono di assicurarci di essere pronti ad affrontare i compagni prigionieri di Warzone in una nuova esperienza Gulag, quindi magari il Gulag cambia. Comunque ecco un piccolo assaggio di cosa avremo. Allora, ci saranno nuove mappe multigiocatore, ovviamente, che dovrebbero essere 5 o 6. Nuove modalità e playlist 6 contro 6 amate dai fan, quindi probabilmente torneranno modalità che abbiamo amato nei precedenti capitoli della serie. Fa il suo ritorno poi Gunfight, la modalità scontro 2v2 con 4 nuove mappe e una nuova enorme mappa per Fireteam. E qui c'è la chicca, perché ci danno un piccolo assaggio di una delle mappe che ci sarà in questo aggiornamento. Infatti è la leggendaria mappa di Call of Duty Black Ops 2, giocabile in 6 contro 6, nota come Raid. Con l'aggiornamento poi ovviamente arriveranno nuove modalità zombie, infatti sono molto interessato a provarle, non vedo l'ora di portarvici video. Le sfide stagionali, che saranno 20 per multigiocatore e 20 per zombie, saranno dei bigliettini da visita come accade anche su Modern Warfare, e la possibilità di arrivare fino al livello 1000. Non è finita qui, perché ci sarà un weekend di punti doppi più punti doppi per le armi. Infatti partiranno da sabato 12 dicembre alle ore 18 italiane e finiranno al lancio della stagione 1 direttamente, quindi dureranno circa 3-4 giorni. E ancora ci saranno due pacchetti gratuiti che saranno riscattabili semplicemente accedendo al gioco tra l'8 dicembre e il 15 dicembre, quindi vi basta accedere al gioco e otterrete questi due pacchetti gratuiti. Il primo pacchetto si chiama pacchetto ricerca sul campo e otterrete tutte queste cose, tra cui una skin, un progetto, un reticolo, un biglietto da visita e un ciondolo arma. Poi invece il pacchetto certificato vi darà una skin, un progetto, un reticolo e un ciondolo. Ultima cosina da dire è che ci sarà un pre-aggiornamento, chiamiamolo così, l'8 dicembre. Infatti prima dell'aggiornamento grande del 16 dicembre ci sarà questo aggiornamento che darà, diciamo, un po' di miglioramenti alla qualità della vita di Black Ops Cold War. Prima di chiudere il video però vi voglio far notare che su quest'immagine c'è la scritta Rebirth Island, ovvero Isola della Rinascita, oppure Isola Rinata, insomma. Comunque questo andrebbe a confermare gli insistenti leak che dicevano che ci sarebbe stata una nuova mappa Warzone standalone, quindi che non va a modificare l'esperienza di Verdansk, quindi quella mappa dovrebbe restare così com'è, ma appunto verrà aggiunta una nuova mappa che dovrebbe essere ambientata proprio su Alcatraz. Non si sa se sarà come quella di Black Ops 4 su Blackout, non si sa se sarà un'esperienza completamente nuova, non ci resta che aspettare e scoprirlo. Per adesso è tutto, ma nei prossimi giorni uscirà la patch notes completa di tutto quello che aggiungeranno nella Season 1, quindi non mancherò di farvela sapere. Quindi date un occhio sul canale, perché appena pubblicheranno la patch notes io sarò qui a riportarvela per intero. Comunque per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale per non perdervi la patch notes completa che arriverà nei prossimi giorni, ma per non perdervi anche molti altri contenuti. E noi ci rivediamo al prossimo video. Auf Wiedersehen!